pellegrini a portare da mangiare, invece nelle case non li visita più nessuno, hanno bisogno del lavoro. E in Bosnia-Erzegovina manca, e qua vi finisco il quadro della Bosnia-Erzegovina, perché manca il lavoro, perché non siete arrivati con i pullman fino qua, adesso ve lo spiego. Fermare le armi, nel 95 hanno fatto questo trattato di Dayton, che ha diviso ogni piccolo sassolino della Bosnia-Erzegovina, ogni piccolo potere tra queste tre etnie. Hanno fatto tre parlamenti, uno serbo, uno musulmano, uno croato, che si alternano, non l'ho mai capito, se è 4 o 6 mesi. Quindi dopo 4 mesi il tuo peggior nemico va al governo e ti blocca qualsiasi progetto. È da 15 anni che si stanno bloccando. Poi non andava bene ai serbi di Bosnia. Allora, dentro la Repubblica della Bosnia-Erzegovina c'è la Repubblica dei Serbi di Bosnia, con la loro autonomia, con il loro governo. Agli altri non andava bene. E quindi hanno fatto 10 cantoni con la loro autonomia e il loro governo. Vuol dire che ci sono 210 ministri, ognuno. Ogni cantone c'è il ministro dell'agricoltura, il ministro del commercio. La polizia ti può inseguire per 10 chilometri, poi basta, non è più di sua competenza. La divisione è la parola per descrivere la situazione attuale della Bosnia-Erzegovina. Chi se ne accorge? Gli autisti dei pullman, che vengono qui, trovano le strade dell'81, non c'è un parcheggio, non c'è, perché le amministrazioni sono bloccate, paralizzate da questa burocrazia, tutto deve passare per tre etnie, è questo il motivo per cui non c'è il lavoro. Allora, la vera necessità è quella. Abbiamo chiesto al comune di un terreno per cominciare a portare delle attività artigianali. Non gli sembrava vero, ce l'hanno subito messo a disposizione. Non ci sembrava vero a noi. 2 mesi dopo cambia l'amministrazione, siamo fermi da un anno e mezzo. E così vanno le cose. Quindi, e l'altra cosa che vogliamo fare è fare un centro per i giovani, dove poter continuare tutte queste attività per questi ragazzi che non hanno nei loro quartieri, e così. Sono due attività che possono aiutare a pacificare un attimino quest'area. Allora, i nostri ragazzi frequentano una scuola dietro le colline, c'è una sola scuola nel comune di Ciappina, frequentata dai croati e dai musulmani, perché c'è solo quella e comincia già la presenza musulmana. Dopo 15 anni si tengono rigorosamente separati all'interno di questa scuola, hanno un campetto da calcio, non hanno ancora fatto una partita a pallone insieme, fanno le ricreazioni separate. Questo vi dà un'idea dell'aria che respirano in casa, di quanta c'è ancora animosità tra tutte queste tre etnie. La divisione, ecco perché le mille Ave Maria vi ho raccontato quella testimonianza di quella riconciliazione. Con le mille Ave Marie si possono buttare giù tanti muri che ci sono in questa società. Ecco, ci riusciremo? Non lo so, non spingiamo neanche più di tanto perché il terreno è veramente difficile per tutte queste serie di cose che vi ho raccontato. Queste sono le necessità materiali evidenti di questa gente in questo momento, ma non è questo il motivo per cui la Madonna le ha scelto. Voi conoscete dei paesi che sono ancora più poveri. Vi devo raccontare la mia opinione, perché la Madonna ha scelto questo popolo. La storia della fede di questa gente invece è un'altra storia. È una storia di una fede forte. Sono cristiani della prima ora. Qua erano abitati dagli illiri queste terre, che sono stati evangelizzati dai discepoli di San Paolo, da Tito. Dopo gli illiri sono venuti gli slavi, anche loro cristiani evangelizzati da Cirillo e Metodio. Quindi queste sono terre da cristiane da sempre. Invece nel 1300 è arrivato l'impero ottomano, hanno conquistato queste terre e le hanno mantenute per oltre 400 anni. In quell'occasione la maggior parte della popolazione è diventata musulmana,
È stata spazzata via la chiesa, il vescovo, le parrocchie, però un piccolo resto di Israele ha conservato a tutti i costi la propria fede, di nascosto nelle case i frati celebravano la messa. Sì, è stato un periodo anche con tanti martiri tra i frati, tanti martiri tra le famiglie. Allora, le famiglie di cui stiamo parlando, che vengono dalla Bosnia centrale, che adesso vivono come profughi qui, tra i loro antenati, molte di loro hanno un martire a motivo della fede. Sotto il regime comunista è stata la stessa cosa, non hanno potuto manifestare di nuovo la loro fede. Hanno ucciso 63 tra sacerdoti e frati, un numero imprecisato, no, che io non conosco, di laici. Ancora una volta questa fede è stata vissuta come nelle catacombe di nascosto. E per questo motivo io mi sono stupito molto, lavorando con questi bambini, mi sono accorto invece di quanto pregano bene, della voglia di pregare che hanno e della conoscenza della parola di Dio che hanno. E mi dicevo, ma da dove gli viene? Pregano così bene che mi sono inventato con loro le Olimpiadi del Vangelo. No. Le Olimpiadi del Vangelo, in uno di questi quartieri profughi, li ho mandati a due e dico: provate a vivere la parabola del buon samaritano. Quando tornate, ci raccontate cosa avete fatto e una giuria darà il suo punteggio. Arrivano i primi due: noi abbiamo ripulito Shuskovo, non c'è più una cartaccia in giro. Arrivano gli altri due: noi abbiamo salutato e sorriso a tutti. Arrivano gli altri: noi abbiamo aiutato in casa, noi abbiamo aiutato fuori. Il giorno dopo li rimando e dico: stavolta scrivete una preghiera, guardatevi intorno, guardate la natura, guardate quello che succede, vi lasciate ispirare e scrivete una preghiera. Non ci siamo capiti con l'interprete, sono tutti andati in casa a farsi scrivere una preghiera dal papà e dal nonno. Non so com'è andato. Sono tornati con queste preghiere scritte dai papà e dai nonni, ma è stato più commovente in questo quartiere profugo sentire leggere queste preghiere dei papà e dei nonni che dicevano: grazie Signore per la vita, grazie per la fede, grazie per la famiglia, grazie, grazie, grazie. Noi siamo rimasti ancora più colpiti. Li ho portati qui, abbiamo fatto tante edizioni di queste Olimpiadi, è sempre stato molto, ma molto commovente e simpatico. Allora, gli ho detto: cercate la perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo di Međugorje. Allora, sono tornati prima e ho detto: il tesoro di Međugorje è la fede dei pellegrini che salgono scalzi il monte delle apparizioni. Arrivano gli altri. Il tesoro nascosto è la carità delle suore che si occupano degli orfani. Un altro: è la fede dei pellegrini che pregano in chiesa. È la carità di quel fornaio che ha scritto fuori quasi dal pane gratuitamente ai bambini poveri. Hanno trovato immediatamente la perla preziosa. Hanno una capacità, hanno dei doni questi ragazzi per l'espressione, per far teatro, per cantare, sono molto espressivi e per imparare le lingue, sono spiccati rispetto agli italiani, questo sono talenti che loro hanno in abbondanza. Allora gli abbiamo fatto fare anche le rappresentazioni, abbiamo fatto rappresentare ad esempio la pesca miracolosa. C'erano anche un gruppo italiano, ma hanno stravinto i ragazzi che hanno imparato a fare i clown, che su quella barca lì ci hanno fatto una scena di una simpatia veramente che ci ha lasciato così a bocca aperta. Gli abbiamo fatto fare la prova di Via Crucis, la Via Crucis della Bosnia Erzegovina. Quali sono le i cinque sofferenze della Bosnia Erzegovina? È stato impressionante vedere dei ragazzini di 12-13 anni che vivono dentro le baracche, come conoscevano perfettamente le sofferenze del loro popolo e come sapevano chiedere a Gesù la forza per affrontarle. Poi sentirli pregare per la pace nel mondo e per i poveri del mondo era veramente toccante. Noi l'abbiamo fatta ancora più difficile, li ho mandati in giro per Međugorje a cercare delle persone che corrispondessero alle beatitudini. Non è semplice andare in giro a trovare beati poveri in spirito, beati gli affamati di giustizia, gli operatori di pace. Nessun problema. Sono partiti di qui, hanno cominciato a intervistare a tappeto tutti quelli che hanno trovato. C'era una signora che vendeva, anziana che vendeva i centrini di lana nel campo, l'hanno intervistata in 40. Quel giorno è stata al centro dell'attenzione. Però come ci hanno raccontato i particolari, simpaticissimi.
C'erano anche i ragazzi di Bergamo, hanno fatto un lavoro scientifico, hanno trovato tutti i casi delle beatitudini, però quando sono venuti qui a raccontarci sembrava che leggessero l'elenco del telefono e non ci hanno comunicato granché. Mentre questi ragazzi, anche il particolare di questa ricchezza lo sapevano rendere in un'altra maniera. Hanno vinto due bambini piccoli che sono usciti di qui, hanno trovato una signora che piangeva. E gli hanno chiesto: signora, ma come mai piange? Dice: piango perché la settimana scorsa ho perso mio figlio. E gli hanno risposto: possiamo fermarci a pregare con lei? Si sono fermati un'ora a pregare con questa signora, che gli ha detto: vi ringrazio, adesso sto meglio che voi vi siete fermati a pregare con me. Non solo hanno trovato, ma hanno messo in pratica la beatitudine, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. A questo punto la catechesi va avanti, ma invece vi voglio raccontare ancora un episodio delle Olimpiadi della settimana scorsa. Gli ho detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Tutti vengono a Međugorje e dicono che qui c'è una grande pace, no? Ci deve essere una perdita. Da dove entra tutta questa pace in questo paese qua? Che a casa mia non c'è. Allora, per favore, andate in giro per Međugorje e cercate dov'è questa perdita, da dove entra tutta questa pace. Allora, l'hanno fatto dei bambini piccoli così e l'hanno fatto i capi scout di Vignola. Tornano i capi scout: abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi, no? Abbiamo sicuramente vinto noi. Ci siamo interrogati su questa pace, dice: ma dov'è questa pace? Che c'era una confusione avanti e indietro, è nei nostri cuori. Poi vanno alla chiesa, intervistano un sacerdote sulla carrozzina che gli ha spiegato che viene da Dio. Allora, dalla croce portata in un certo modo viene la pace. Avevano anche trovato, con tanta fatica, due bambini piccoli così, mi hanno detto: è lì, sul podbordo, appena sono andati via, hanno detto: la pace viene di lì, dalla Madonnina. Abbiamo trovato subito la palla da dove entrava la pace a Međugorje. Chi gliel'ha insegnato? Allora, sanno tutti i personaggi del Vangelo e della Bibbia il significato profondo delle parabole. Io mi chiedevo: ma chi gliel'ha insegnato? Poi sento un frate che dice: fino al 1960 la parola di Dio non esisteva, non si poteva fare le catechesi pubbliche. Chi gliel'ha insegnato a questi bambini? Non è che in Bosnia-Erzegovina e in centro facevano i ritiri diocesani dei giovani, dei catechisti per le vocazioni. Chi gliel'ha insegnato? Questo è un tassello importante per capire. In famiglia si sono trasmessi la fede, il Vangelo e la preghiera. L'hanno custodita come la perla più preziosa che la vita gli ha dato, a volte anche a prezzo della vita. Poi, mi sono accorto, stando in mezzo a loro, che non c'è soltanto i sei veggenti, padre Iosio, padre Slavko. Se voi, non sono sei alberi venuti su in un campo, no, è un bosco. Sono tutte persone che hanno questa fede. Se voi andate a messa non a Međugorje, in un altro paesino, la domenica, intanto non riuscite a parcheggiare perché c'è pieno di macchine e c'è tutta la comunità, tutte le famiglie, i genitori, i bambini, con attenzione partecipano alla messa. Ci sono, allora, la mamma di padre Slavko, per fare qualche esempio. Chi la conosce? Nessuno. Questa mamma aveva 10 figli, diceva 10 rosari al giorno, uno per ogni figlio. C'è venuto fuori padre Slavko, un altro sacerdote, delle suore, le cugine sono Suor Cornelia e Suor Josipa, che hanno fondato l'orfanotrofio. E allora, qui la Madonna ha trovato una fede viva, accesa, anche tenuta in situazioni molto ma molto difficili, anche di persecuzioni. E secondo me, opinione personale, ci voleva un popolo con questa fede qui per resistere a 30 anni di apparizioni. L'anno scorso c'è stata l'apparizione del 2 di agosto, pieno di giovani, pieno di persone. In contemporanea,
all'apparizione c'è stato il fenomeno del sole che si può guardare qui a Medjugorje, probabilmente